Alessandro Morelli, innanzitutto un suo giudizio sul voto di ieri in Francia. La Le Pen ha detto ormai non c'è più destra e sinistra, ma assistiamo a un confronto tra mondialisti e patrioti. È un voto utile perché fa capire a tanti, quelli che ancora hanno il salame sugli occhi, che effettivamente è proprio quello che dice la Le Pen, è un voto tra chi difende il proprio territorio, in questo caso persino l'Europa, e chi purtroppo vede nel mondialismo, in un capitalismo molto spesso sfrenato, che è quello delle bombe alla fine, delle bombe sulla Libia, sulla Siria, eccetera, eccetera, che sono due idee totalmente diverse e contrapposte. Da un lato quindi non esistono più destra e sinistra perché mettono tutti assieme, sono amici delle banche, del mondialismo e di questa Unione Europea, che è un'Unione Europea che schiaccia i piccoli, e dall'altra parte appunto ci sono coloro i quali cercano di difendere il nostro territorio e le nostre tradizioni. Un suo giudizio a questo punto sulla condizione che si è generata qui in Comune a Milano, nel senso che diceva nei giorni scorsi Decorato, è arrivato il momento che il centrodestra però indichi con chiarezza un programma e un candidato. Sul programma ha Decorato perfettamente ragione, infatti la Lega Nord sta formalizzando il proprio programma elettorale. Sul nome forse possiamo aspettare ancora un po' perché, cioè, dobbiamo ricordarlo, c'è una vera e propria battaglia nel campo della sinistra, e quindi da un certo punto di vista possiamo goderci lo spettacolo dall'altra parte e poi calare l'asso proprio a ridosso delle elezioni. Un'ultima domanda, ma scusi, glielo domando per capire perché, ma Sala è un uomo di sinistra? Sala, si figuri, poteva essere un ministro del governo Berlusconi, c'era stata anche questa ipotesi. È sicuramente un uomo che è nato nell'ambito della politica, con Letizia Moratti, che era il sindaco di centrodestra di Milano, è cresciuto nell'ambito di Expo grazie al centrodestra, e oggi vabbè, ha fatto le sue scelte, forse anche perché in questo modo, visto tante voci, i giornalisti ne parlano, ne hanno parlato tanto, tanti titoli di giornali e tante ore su internet, sulle agenzie web, insomma, si era detto che la magistratura avrebbe operato su Expo alla chiusura di Expo, diciamo che candidarsi a sinistra è un buon salvacondotto.